Mariana Vuklis a difesa dei pali, la centrale Mariana Tanic, i terzini sono Martina Croste e Mari Tomova, Katia Soglietti e Luciana Fabbricatore sulle ali e poi Fernanda Marrocchi a completare, mentre invece per Malo con il numero 2 ci sono Stefania Agostina Alfonso, con il numero 16 Ivon Dulgherova, Anna Pozzer, Marta Pozzer, Sofia Rodriguez, Micaela Barresi e dalle Fusine a completare. La prima azione, tanti errori in questo primo scorcio di gara, mani ancora fredde, partita che deve ancora entrare nel vivo. Sì, Tomova ha avuto l'opportunità per sbloccare il punteggio, ma il portiere ospite non si è fatto sorprendere. Ora è Vuklis si fa ripartire la manovra con palla a Tanic per Crosta, servizio esterno e Martina Crosta arriva alla conclusione, fischio arbitrale e due minuti, prima superiorità numerica per l'Ariosto con possibile trasformazione della massima punizione da parte di Soglietti. Soglietti è già pronta sull'attacca dei 7 metri per tentare di andare alla trasformazione di questo primo rigore della partita. La rincorsa di Soglietti e la parata è parziale da parte di Dulgherova. Arriva il primo gol dell'Ariosto, Soglietti sblocca il punteggio, top scorer a Padova per Katia Soglietti, che sale a 86 reti in campionato. Anche in questa stagione la 77 va a caccia delle 100 reti stagionali. Beh, è un obiettivo raggiungibile per una giocatrice di un'importanza enorme, di una serietà senza pari dall'alto della sua età sportiva parliamo. Ora bel recupero di Tomova, lanciata in contropiede solo davanti al portiere e porta a due le marcature. Abbiamo parlato di Osto Ferrara. Tomova e Tanic, 2-1 il punteggio al Palaboschetto, nell'impianto che ospita le partite interne della Serie A Beretta femminile. Crosta trova il varco e mette il pallone alle spalle di Dulgherova, peraltro oggi nella festa del papà. Intanto ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti i papà all'ascolto, agli appassionati di pallamano. C'è la mamma di Martina Crosta a seguirla qui al Palaboschetto, elemento ovviamente di stimolo in più per una delle giocatrici più importanti di questa squadra. Parlavamo di giocatrici che sta mettendo in vetrina qualità importanti e non può mancare Martina Crosta, giocatrice esperta, ora accorcia le distanze Malo, giocatrice esperta Martina Crosta, intanto Pozzer accorcia le distanze, abilissima diciamo Martina Crosta sia in fase difensiva dove è un baluardo importantissimo per le padrone di casa, che anche in chiave offensiva. Molto, molto brava Marta Pozzer che trova il varco per il gol del 3-2, quinto minuto di gioco al Palaboschetto con Tomova che va a sparare, palla alta, primo errore per Mari Tomova al tiro. Oggi Ferrara gioca sì sicuramente per provare ad allungare la striscia positiva, ma anche per dare la caccia al quinto posto, un quinto posto che attualmente è occupato da Casalgrande. Sì, c'è rammarico in casa Ariosto perché un inizio di stagione veramente deficitario, al di sotto di ogni possibile aspettativa, ha precluso traguardi importanti in questa stagione, traguardi che la formazione di Britos, da quel che sta dimostrando in questo girone di torno, sarebbe in grado di poter competere quantomeno. Barresi va a cercare Rodriguez, lo scambio, poi il tentativo insistito al tiro di Malo che viene neutralizzato da Vuklis, il lancio poi di Fabbricatore per Crosta, il gol è bellissimo, palla di Fabbricatore da ala a ala, arriva Martina Crosta a chiudere l'azione con il gol del 4-2, applausi al Palaboschetto. Barresi, traversa piena per Malo, anche un pizzico di sfortuna. Sì, veramente da applausi l'azione che ha portato alla quarta marcatura estense con l'azione partita da una parata del portiere Vuklis, Tanic apertura per Luciana Fabbricatore, pregevolissima l'apertura a tutto campo dell'Italo-Argentina per Martina Crosta che ha portato a 4 le marcature non lasciando scampo al portiere ospite. Buon inizio di partita. Inizio di partita gradevole, 4-2 al Palaboschetto il punteggio, settimo minuto di gioco del primo tempo, vi dobbiamo gli arbitri che sono Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier, c'è anche un po' di problemi col timer che è stato lasciato andare, quindi doveva essere settato, ecco la natura della pausa. Tomova, la palla per Tanic, Crosta e Tanic continuano a scambiare, è un Ariosto che ha trovato anche Beppe più confidenza quando ha diciamo asciugato le gerarchie, mentre invece c'è un calcio, c'è un tiro dai 7 metri per un'azione quasi di sgambetto da parte di Rodriguez, non esattamente un calcio, su Marrocchi, non è
accaduto a pieno il piede perno anche per l'intromissione. Arriva un'altra deviata di Djurgårdova con il gol di Mari Tomova per il gol del 4-2. Sì, questa volta dall'attacca della massima punizione è toccata Mari Tomova con un 5 scambiato fra la bulgara e la capitana Soglietti, che ha lasciato la trasformazione alla giovane compagna. Ancora una volta il portiere ospite ha toccato il pallone, che però è terminato in rete. Brava Barresi qui, che con la diagonale difensiva impedisce a Crosta di andare a chiudere il contropiede. 7:35 sul cronometro. Ho come la sensazione di aver segnato un gol in più. Io ero convinto fossimo già a 5 con la doppia di Tomove, Crosta e il gol di Soglietti. Invece probabilmente devo correggermi. Tanic, il pallone è schiacciato per Soglietti, la palla che viene di fatto persa dall'Ariosto. C'è un'inversione del possesso, un po' di confusione in campo. Sì, confusione in questa fase di gioco con Malo che può ricucire. Pallonetto, ennesimo montante, è il terzo palo colpito in questa stagione, con palla recuperata ora dalle ospiti. Tanta confusione, tanti possessi da gestire in maniera differente per l'Ariosto. Io e te, Beppe, abbiamo la sensazione che manchi un gol, però. Nettamente, per me le marcature delle padrone di casa sono 5 contro le 2 dell'Ariosto. Io ho contato Crosta doppio, Tomova doppio, gol di Soglietti, mentre invece il tabellone dice 4. Manovra adesso Pozzer, Anna Pozzer per Barresi, che va a puntare nell'uno contro uno. C'è l'infrazione di passi della giocatrice maglia numero 77. La bella transizione offensiva per l'Ariosto, gran palla di Soglietti per Marrocchi, gran bel gol qui. E qui la classe emerge con le due esperte giocatrici che operano una conclusione. Ora anche Vuklis, portiere di casa, mette in mostra le proprie doti. Dicevamo, Marrocchi servita da Soglietti non ha lasciato scampo al portiere, punteggio di 5-2. Tanic commette infrazione di passi, allora c'è il cambio possesso con Rodriguez, che avrebbe voglia di correre ma non c'è, diciamo, timing fra le giocatrici delle Guerriere Malo, oggi in tenuta arancione con pantaloni neri e banda orizzontale sulle spalle a sottolineare il cognome della giocatrice in campo, oltremodo nera, total black invece la divisa per l'Ariosto. Pozzer, il pallone per Barresi, arpione il pallone Barresi cercando Rodriguez, palla in ala, vediamo se c'è spazio per andare ad attaccare, no, perché c'è la buona difesa da parte di Soglietti con Vuklis che la va a premiare, gran lancio da parte di Vuklis, bella la palla di Soglietti per Crosta, gran gol qui, ha fatto tutto bene l'Ariosto, due passaggi e conclusione, brava Soglietti a non forzare ma vedere il rimorchio cestistico di Martina Crosta. Vero, non è il primo assist della capitana dell'Ariosto, ora ancora Vuklis a chiudere lo specchio della porta, ennesimo contropiede ma troppo potente il lancio di Fermarocchi per Luciana Fabbricatore, palla che si spegne fra le braccia del portiere Djurgårdova della Malo. Djurgårdova, stagione importante per lei per cercare di trovare maggior confidenza, giocatrice giovane, ma questa è una squadra giovane, due portiere futuribilissime quelle di Malo, con Zambon e Djurgårdova, che vanno a comporre un pacchetto portieri importante. Tabellino alla mano, Rodriguez e Pozzer, Marta, sono le uniche a referto per Malo, 6-2 il punteggio, con doppia di Crosta, gol di Marrocchi, doppia di Tomova e gol di Soglietti per una prima parte di primo tempo che fino a questo momento vede negli errori tutto sommato una partita gestita dalla squadra di Ferrara. Sottolineerei anche i tre assist di Katia Soglietti che hanno portato al gol le compagne, tutte giocate veramente di alta qualità. Tutto sommato l'Ariosto, soprattutto quando riesce a distendersi in contropiede, riesce a rendersi particolarmente pericoloso. Pozzer e Barresi portano il pallone oltre la metà campo con l'aiuto di Rodriguez. C'è grande dialogo con le esterne di Malo che continuano a cercare di aprire gli spazi nella difesa dell'Ariosto. Ancora Pozzer per Rodriguez, di forza Rodriguez trova la grande difesa ancora di Luciana Fabbricatore.
la svolta nel girone di ritorno, l'ha detto anche coach Carlos Britos in trasmissione con te a Match, è stata proprio la svolta difensiva, una squadra sicuramente compatta che prende 4 gol in meno di media per partita nel girone di ritorno. Ecco spiegato il risultato totalmente diverso. Beh, è facile pensare che i risultati vengano dalla difesa, perché quando subisci 30 gol è difficile poi vincere le partite. Tutto parte da una tenuta difensiva che consente poi di magari avere più possessi, costruire in attacco e produrre. Però diceva giustamente coach Britos, quando sono tornati i conti in difesa, poi tutto l'assetto di squadra è migliorato, come dimostra la classifica. Parresi cerca un varco, palla difficile per Rodriguez che l'arpione. Rodriguez viene punita da Vuklis. Oggi Vuklis, a differenza di Padova, sta parando tanto in questo inizio di gara. Vero, tante volte le giocatrici ospiti sono arrivate alla conclusione, ma il portiere di casa, il nuovo portiere che nel girone di ritorno ha sostituito Viloslada, si sta ergendo a protagonista con un numero importante di parate. Tanic, la palla con Fabbricatore viene scambiata con rapidità, c'è il taglio in doppio pivot di Fabbricatore, fermata, mani in faccia per Tanic da parte di Barresi, se ne accorge, non poteva fare altro, il direttore di gara che era al veramente due passi dalla situazione. Viene di fatto ristabilita la parità numerica con coach Carlos Britos, che insiste nell'extra player per andare a prendersi questo gol. Sì, intervento non cattivo, ma la mano in faccia nei confronti di Maja Tanic è stata abbastanza evidente. Come dicevi tu, l'arbitro era poco più di un metro, non poteva esimersi da sanzionare l'intervento. Tanic in no look va a cercare Fabbricatore, Manfredini trova il varco con Diugarova che invece chiedeva il piede in area. 7-2 per l'Ariosto, scuoti la testa anche tu. Forse Diugarova non aveva tutti i torti, perché è parso anche a me che il giovane pivot in campo al posto di Marocchi in questi minuti avesse un piede dentro l'area ospite. Palla dall'angolo, la parata di Vuklis su Alfonso, il rilancio di Vuklis profondissimo, che palla, che presa e che gol, davvero tutto bello al Boschetto. 8-2 massimo vantaggio. Sì, questa è grande pallamano, perché il lancio tutto campo del portiere Vuklis ha visto poi protagonista Luciana Fabbricatore, che ha intercettato la sfera correndo, guardando all'indietro. Mancavano pochi centimetri all'area, ma è stata brava l'Italo-Argentina a coordinarsi e non lasciare scampo al portiere di Malo. Pozzer va a cercare Rodriguez, poi il pallone finisce in ala, non c'è possibilità di attaccare per Chiara Bernardelli, allora si ritorna dalla zona centrale. Gran gol di Pozzer in doppio appoggio, è andata a trovare veramente, ha sverniciato l'incrocio dei pali. Sì. Veramente sta disputando un bel inizio di partita Pozzer, perché sta tanto ancora Fabbricatore porta a 9 le marcature, ristabilisce le distanze. Dicevamo della giovane Pozzer, che oltre ad avere in pugno la manovra di Malo, perché è lei a gestire i tempi, a dettare i ritmi e soprattutto come regista a gestire ogni schema, si è resa protagonista anche in proprio con una bellissima conclusione all'incrocio dei pali. Questa volta non c'è stato scampo per Vuklic. 9-3, prova a prendere il largo l'Ariosto, bella difesa qui di Tomova con Martina Crosta che viene strattonata, arriva il fischio, qui Anna Pozzer è andata a bloccare il tentativo di seconda fase veloce da parte dell'Ariosto. Grande giocata qui in attacco dell'Ariosto, ma ottima difesa di Malo con Anna Pozzer che ha ripreso la posizione quando Crosta sembrava solo dover preparare il tiro. Beh, allora amplio ancora di più il commento su Anna Pozzer, perché anche in chiave difensiva si sta dimostrando un'ottima giocatrice, forse la migliore di Malo fino a questo momento. Invece è più corale la manovra di Tomova, che fa alzare sugli scudi il portiere ospite con una bellissima deviazione sopra la traversa. Molto brava Diugarova qui ad aspettare, a fare il primo passo, poi Fabris trova un bel gol, qui non molto elastica Dariana Vuklis, il tiro non sembrava impossibile. Tanic dall'altra parte, manca la porta, errore inusuale questo per Maja Tanic. 15 minuti di gioco, nonostante gli errori è più 5 a Ariosto al Boschetto. Tutto sommato punteggio che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco. Sì, inusuale l'errore di Mariana Tanic, che lanciata in contropiede non ha trovato lo specchio della porta alzando il pallone sopra l'incrocio dei pali.
Rodriguez, il pallone per Pozzer che scambia con Fabris, c'è dialogo fra gli esterni con il pallone che arriva a Berardelle, la persa da parte di Rodriguez che non ha una buona presa su questo pallone. Buclis, mamma mia che lancio per Fabricatore, un gol meraviglioso, non giocasse a pallamano giocherebbe a football americano Buclis. Veramente, ma estenderei gli elogi anche a Luciana Fabricatore perché si fa trovare puntualissima negli scarichi, nel lungo lancio, ottimi lungo lancio della portiere di casa, brava Fabricatore a concretizzare poi ogni azione, perché non semplice agganciare la sfera in corsa guardando indietro e trovare lo specchio della porta eludendo l'intervento del portiere avversario. Difendere bene Beppe significa anche poter fare contropiede, che non è una cosa scontata, come in questo caso con Soglietti, che però viene fermata dal fischio del direttore di gara che fa riprendere la posizione e si gioca di nuovo al Palaboschetto con una nuova azione manovrata, 10-4 al 17esimo. Malo comincia a prendere divario da un Ariosto che sembra essere in gestione di questa gara. Ma direi proprio di sì, hai ragione Enrico, tutto sommato i padroni di casa stanno dimostrando di avere un tasso qualitativo fino a questo momento superiore alla giovane formazione ospite. Bella questa azione manovrata con Soglietti e Tanic. Ora è Martina Crosta che prova la conclusione da fuori, questa volta Dugarova non si fa sorprendere. Proprio così Dugarova viene schermata, quindi Rodriguez deve ripartire, Fabris attacca verso il centro dell'area, il pallone è difficile per Pozzer nell'angolo per Berardelle, molto brava qui la numero 27 delle guerriere Malo, Chiara Berardelle, primo gol per lei, 10-5, una reazione importante questa da parte della selezione veneta. Ariosto che sarà l'arbitro della sfida ravvicinata fra Mezzocorona, Malo e Leno. Leno per il momento è a più uno, ha perso oggi nettamente in casa contro Salerno, però Ariosto che andrà a far visita a Mezzocorona nel prossimo turno. Molto interessante questo mini torneo fra le tre formazioni che chiudono la classifica, si giocano veramente tantissimo, è un torneo che vedrà qualcuno cadere direttamente nella categoria inferiore, mentre chi avrà la meglio, passa intanto questa volta errore di Pod, chi avrà la meglio potrà disputarsi la salvezza nei play-out. Proprio così, è una formula un po' cervellotica quella di quest'anno, ma sicuramente più spettacolare perché evita che si chiuda anzitempo la stagione. Di fatto tra Ariosto, Erice, Cassano Magnago, Padova e Casalgrande ancora ufficialmente nessuna si può sentire ancora al sicuro. La settima di ritorno rende nettamente più competitivo e spettacolare un campionato che, salvo scompensi, vede già la zona playoff abbastanza definita, con le prime quattro già incasellate. Dici bene Enrico, sì, davanti ormai le posizioni sembrano essere decise o quasi. Intanto Tomova lascia partire un autentico siluro di destro che si insacca all'incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario. 11-5 il punteggio. Rodriguez trova un gol importante sul 11-5 per non far scappare, 11-6 pardon, correzione live, per non far scappare l'Ariosto. Si resta sul più 5 Emiliano, in campo Martina De Santis e Martina Lobiundo, fascia verde in campo con anche Angelica Manfredini al posto di Marrocchi. Due giocatrici di queste tre sono la spina dorsale della Serie A2 che ha vinto anche l'ultimo turno. La palla per Lobiundo, arriva la persa con Rodriguez che viene fermata nel tentativo di contropiede dal fischio arbitrale, 9 metri, entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco di questo primo tempo. Tomova, giocata altamente spettacolare, ma la traversa nega la rete alla giocatrice bulgara, e allora può ripartire Malo che ha in mano il pallone del potenziale meno 4, e Malo dà un segnale importante alla sua partita. Beh, direi proprio di sì, intanto la conclusione precedente di Tomova è stata impressionante per la potenza, il pallone ha rimbalzato sulla traversa con un botto veramente incredibile, e Tomova è una giocatrice d'altronde ora che si fa apprezzare anche a livello difensivo, però viene sanzionata l'intervento della bulgara concedendo la massima punizione alle ospite con Barresi che si appresta alla trasformazione. Barresi contro Buclis, la finta di Barresi molto brava perché fa aprire la gamba a Buclis e fa proprio a quel punto rimbalzare il pallone, meno 4 per Malo,
è dal 10-4 all'11-7, significa 1-4, 1-3 di parziale aperto. Forse un po' di rilassamento dopo l'ultimo time out nelle maglie ferraresi, però direi che ancora per adesso penso che l'Ariosto meriti di trovarsi in vantaggio. Ora De Santis impegna il portiere ospite che si fa trovare pronto. Deviazione di Diugherova, finisce in lato lungo e quindi possesso ancora per l'Ariosto, che prova a spingere con Croste e Soglietti. Lo scambio fra le due, De Santis per Tomova. Tomova cerca nuovamente De Santis, buono questo dialogo con Soglietti che deve tirare in porta dall'ala, riesce a spiazzare Diugherova, chiude il parziale aperto di 3-1 in favore di Malo, la capitana, con un bel tiro diagonale. Sì, ci pensa Katia Soglietti a risolvere un periodo che stava iniziando a diventare complicato, con Malo che stava sempre maggiormente avvicinandosi nel punteggio, ora più tranquillizzante, più 5, però palla alle ospiti che rischiano di perdere la sfera per un mancato aggancio. 12-7 con Rodriguez che va a cercare Pozzer, l'uno contro uno della 31 di Malo, palla filtrante per Barresi. C'è grande duttilità in campo Beppe Barresi, l'abbiamo vista giocare, iniziare la partita come terzino destro, ora va a far la guerra in mezzo alla numero 8 e alla 44 dell'Ariosto. Pozzer cerca la penetrazione insistita, chiedono il 2 minuti dalla panchina di Malo, mentre invece per la coppia arbitrale si tratta semplicemente di un 9 metri che lascia il possesso alla formazione che sta attaccando. Barresi, Rodriguez e Pozzer, si torna da Fabris. Eccolo il passivo, terzo passaggio, deve tirare, deve accelerare Rodriguez che trova un varco, c'è il fallo di Martina Crosta, ora deve davvero trovare la conclusione Malo, la palla nell'ala, si dimenticano la difesa le giocatrici dell'Ariosto con Bernardelle che però butta sul palo il pallone. 12-7, il palo stavolta facilita il lavoro difensivo dall'altra parte per Manfredini che viene fermata, 9 metri. Sì, premiato l'errore difensivo di Ferrara che ha visto la conclusione piangersi sul palo, veramente lasciata libera nell'ultimo passaggio la giocatrice avversaria sull'ala, questo non deve accadere per le maglie ferraresi. Ora Martina Crosta in cursione e rete della numero 10 dell'Ariosto Ferrara. Un gol voluto da Martina Crosta, questo per il nuovo più 6. Rodriguez, gran palla qui di Rodriguez per Barresi, giocatissima qui da parte della numero 31 che di fatto da una persa ha trovato un assist. È veramente d'applausi lo sportivo pubblico del Palaboschetto, applaude l'avversaria perché quando si vedono giocate di questa qualità non si può esimersi da concedere l'applauso, perché è veramente abile Rodriguez a servire la compagna con un passaggio veramente inusuale. Lo biondo Tomova prende la mira, wow, che conclusione da parte di Tomova che va a spolverare l'incrocio dei pali per il nuovo vantaggio dell'Ariosto, punteggio che lievita sul 14-8. Ancora Rodriguez, adesso è sfida aperta fra Rodriguez e Tomova. E che sfida, perché le due giocatrici stanno raccogliendo applausi azione su azione, con conclusioni sotto la traversa che non lasciano scampo. Ora è Tomova che supera Diugherova con una conclusione non angolatissima però veramente potente, è quasi parso che il portiere di Malo abbia provato a spostarsi per riparare il volto, perché la conclusione della giovane bulgara era veramente di una potenza importante. 25 di gioco, 5 al termine del primo tempo, con Ariosto avanti di 6 lunghezze su Malo. Pozzer, la palla nell'angolo, rifiuta il tiro Gaia Lapo, la persa poi da parte di Malo con Crosta che fiuta e va in contropiede. Gol del massimo vantaggio, più 7 per la formazione di casa, e il massimo vantaggio viene nuovamente ritoccato, era il più 6 il massimo margine fra l'Ariosto e Malo, si ritocca a più 7. Enrico, ci tocca ancora di ripeterci, perché da un'ottima difesa è partito un contropiede che non ha lasciato scampo alla difesa e all'estremo difensore di Malo, ma tutto è nato da una recuperata difensiva. È lì forse che Ferrara sta materializzando il distacco rispetto all'avversario. Ecco la Gaia Lapo che va a prendersi il tiro, parata da parte di Vuklis, che dice di no alla numero 3.
Crosta poi rischia lo sfondamento, arriva la persa, qui probabilmente poteva anche essere maggiormente ragionata la situazione. È vero anche che però l'Ariosto 2.0, la definirei così, quella del girone di ritorno, è una squadra che ama correre, non è una squadra che, a cui piace rallentare l'azione. Se c'è campo aperto si corre. Sì, anche perché in questa partita fino adesso aveva concretizzato praticamente tutti i contropiedi, quindi sulle ali dell'entusiasmo si è provato anche in questa occasione, però questa volta Martina Crosta intanto accorcia le distanze. Malo, punteggio di 16-9. Altro bel gol di Chiara Bernardelle, che trova la seconda rete personale, ed è un gol pesante e importante quello della giocatrice in maglia numero 27. 16-10, si torna sul meno 6 con 4 giri di lancette ancora al termine del primo tempo. Allenatori che non hanno rallentato la gara con chiamate dalla panchina, evidentemente vogliono far aumentare il ritmo delle proprie squadre. La deviazione, c'è 2 minuti per Fabris, probabilmente per tocco volontario col piede, segnalazione che complica i piani di Malo, che resta in inferiorità numerica. Sì, anche perché un intervento abbastanza sorprendente della giocatrice di Malo, perché non si era in fase di conclusione di tiro, di conseguenza si poteva anche lasciar correre il passaggio. Ora è Soglietti che col pallonetto ci prova, ma questa volta il portiere ospite non si fa sorprendere. Finge il passo di Ugherova, poi di fatto rientra in porta, copre il primo palo. 16-10, si resta sul più 6 al 27esimo con l'ingresso in campo anche della giocatrice maglia numero 7, Giorgia Dalle Fusine. Qui c'è il fallo di Tanic su Rodriguez, chiedeva probabilmente qualcosina in più qui Rodriguez, che si sta distinguendo. Lapo, c'è l'invasione in area della numero 3 che aveva anche trovato il gol, lancio lungo e Lapo fa una grande bella giocata con il pallone deviato, poi Barresi va a franare su Lobiundo. Ci sarà il rigore per l'Ariosto con Soglietti che è pronta ad andare a battere. Troppa perdita di tempo, quindi cronometro fermato dalla coppia arbitrale formata da Di Domenico Fornasier. Soglietti spiazza di Ugherova, 17-10, viene nuovamente toccato il massimo vantaggio. Questa volta è toccato alla capitana Soglietti presentarsi dall'attacca del penalty in precedenza Tomova. Pare che sia in corso un'alternanza fra le due massime marcatori della formazione dell'Ariosto. Vediamo se la prossima occasione, se ci sarà, se sarà ancora Katia Soglietti o toccherà a Tomova. Palo ancora da parte di Malo. Ancora Chiara Bernardelle a trovare l'angolo buono, poco spazio di tiro e allora arriva il palo. Poi qui Tanic sbaglia l'apertura per Martina Lobiundo, si parlano le due, si spiegano con la manovra che può riprendere ancora dai polpastrelli di Barresi, non sfruttata benissimo la superiorità numerica. Assolutamente, però sono cose che possono capitare. Tutto sommato l'attacco di Ferrara sta funzionando, ma soprattutto è dalla difesa che nascono le palle recuperate, che concedano poi i contropiedi che spesso Ferrara ha la bravura di ottimizzare. Dalle Fusine viene murata da De Santis, poi c'è la difesa da parte di Vuklis che fa ripartire l'azione con velocità. Crosta rischia la persa ma riesce ad andare da Soglietti, la parata da parte di Ugherova. Pallone difficile questo per Katia Soglietti, che ha provato lo stesso la conclusione, ma Ugherova ha risposto di no col piede. Sì, tante le parate anche di Ugherova, si sta dimostrando un buon estremo difensore, bravo in diverse circostanze, alcune volte soprattutto quando Tomova carica il destro diventa quasi impossibile, però sta facendo una discreta partita. Barresi, la conclusione, la parata di Vuklis che manda il pallone sul palo, buona risposta qui da parte di Vuklis. Se Malo è a 10, credo che ci sia tanta Vuklis in questo primo tempo. Beh, ha parato tutto quello che era possibile parare, qualcosa in più Malo per riuscire a sbloccare il punteggio deve compiere delle prodezze o quasi, perché l'estremo difensore di Ferrara è attento e capace, oltre a un'importanza anche a livello fisico, perché giocatrice dalla stazza importante che copre tanto specchio della porta. Di conseguenza Vuklis si sta dimostrando ancora una volta un ottimo innesto. Viene fischiato il cambio possesso al
all'Arioste. Malo prova a ripartire con Bernardelle che attacca verticalmente, si propone, si fa vedere Pozzer, riceve gran palla qui cercata per Fabris, arriva il fischio perché il pallone aveva preso una direzione strana anche per il contatto che c'era stato. 15 secondi alla sirena, grande giocata di Rodriguez, questo probabilmente è uno dei gol più belli assieme alla volante fra Crosta e Fabricatore. Vediamo se c'è spazio per un tiro. 3 secondi, Crosta va ad armare Diugherova, accorcia le distanze Malo, 17-11 con un secondo tempo ancora da giocare, appuntamento a fra poco al Palaboschetto.
Di nuovo in campo, amici sportivi di Eleven Sport, Ferrara e Malo per il secondo tempo della sfida fra che mette in palio due punti nella settima giornata di ritorno. Si riparte dal 17-11 con la quale si è chiusa la prima frazione di gioco. In campo i nuovi 7 per l'Ariosto sono gli stessi che hanno iniziato la partita, con Vuklis fra i pali, Tanic, Tomova, Crosta, Soglietti, Fabbricatore e Marrocchi. Manovra invece Anna Pozzerra, coadiuvata dalle Fusine per Malo. Manovra che stagna, Fabris fa pervenire il pallone all'ottima giocata dell'altra Pozzerra, di Marta, che trova una rete spettacolare per il 17-12. Ci sono anche Barresi e Diulgherova in campo. Crosta manca la porta e questo è un errore inusuale per Martina Crosta, che con lo specchio della porta spalancato non è riuscita a centrare i pali, rendendo di fatto nulla l'azione. Meno 5 per Malo, palla in mano, secondo minuto di gioco al Palaboschetto. Rodriguez, Anna Pozzer, pallone per Barresi, poi si torna da Bernardelle. Ottimo l'approccio il suo, angolo di tiro praticamente nullo in questo caso per Sara Maestrello. Arriva la parata di Dariana Vuklis, seconda fase per l'Ariosto che viene chiusa da un'azione manovrata, poi prova ad andare dentro di forza Tomova. Arriva il rigore per Ferrara, difesa irregolare da parte di Barresi, che non è esattamente dello stesso avviso. Va a Soglietti, anzi no, va a Tomova sull'attacca della battuta, palla sotto all'incrocio dei pali. Tomova continua a ritoccare il proprio tabellino, sono già 6 le reti per Mari Tomova. Pozzero, ottima giocata, la palla che viene inizialmente rubata, poi Pozzer riesce a vedersi riconosciuto un fischio per il 9 metri. Manovra Malo, Rodriguez, palla per Barresi, si passa sempre da Pozzer, inizia il gioco Malo. Maestrello, nuovamente vicina alla conclusione Barresi, anzi arriva alla conclusione, trova anche il gol, ma sotto fallo, e allora tutto da rifare. Con nuovamente il possesso per Pozzer, a cercare Rodriguez, tutto chiuso, difende bene l'Ariosto in questa fase, prova un tiro difficilissimo dall'angolo, ancora una volta con l'angolo chiuso, la nuova entrata, la giocatrice numero 20 Sara Maestrello, parata ma possesso mantenuto. Brutta persa qui da parte di Malo, con Tanic che lancia Tomova in contropiede aperto, settima rete per lei, tocca quota 19 l'Ariosto e ritorna sul più 7, 19-12. Bello il movimento naturale di Mari Tomova nel ricevere il pallone, aprire la falcata e lasciar partire un diagonale con naturalezza, ma con un'efficacia veramente importante che non lascia che scampo al portiere di Malo. Punteggio di 19-12. Punteggio che lievita, rimane sulle 7 lunghezze di vantaggio per un Ariosto che, se continua con questo tipo di pallamano, dovrà di fatto soltanto gestire. Rodriguez tenta la giocata, subisce fallo, non c'è il tiro dai 7 metri che voleva Sofia Rodriguez, ma c'è un 9 metri che permette a Malo di impostare un'altra azione offensiva. Altra brutta palla nell'ala con Maestrello che deve uscire dalla marcatura di Tanic. 9 metri con Tanic che invece voleva i passi della giovane giocatrice di Malo. Pozzer, traffico importante, Marta Pozzer invece trova un'ottima giocata da pivot, probabilmente voleva anche qualcosina in più, spinge invece la seconda fase l'Ariosto. Molto brava Marrocchi, molto brava Crosta, si chiude con un 9 metri. Sì, volevo ancora sottolineare prima la conclusione di Marta Pozzer, veramente forza, capacità di girarsi sul piede terno, veramente bellissima occasione. Sull'altro fronte la difesa ospite ha contenuto la progressione di Malo. La persa per l'Ariosto con il palleggio di Barresi in contropiede, lancio dall'altra parte per Bernardelle, molto brava Chiara Bernardelle, si sta confermando un fattore offensivo la giocatrice maglia numero 27. Si torna sul meno 5, Malo in partita. Sì, Malo in partita, non ha mai mollato nei momenti in cui sembrava
concedere lo strappo vincente alle padrone di casa, ha saputo sempre stringere i denti e ricucire nel punteggio. La giovane formazione di Malo sta dimostrando anche carattere. Ora è Martina Crosta, incursione e palla persa, ma fischio arbitrale. 9 metri per l'Ariosto con Fernanda Marrocchi, e noi abbiamo visto anche il fratello Pablo qualche giorno fa impegnato nella sfida, tanto c'è il gol di Tanic, nella sfida della nazionale azzurra. Ha giocato una grossa partita la nostra nazionale contro uno dei top team europei. Grossa partita, e Pablo Marrocchi, fratello di Fer Marrocchi, che è in campo questa sera nelle fila ferraresi. Pablo Marrocchi, ora fabbricatore, grande giocata e punteggio sul 20-14. Diciamo, Pablo Marrocchi ha veramente impressionato per qualità nella sfida persa di misura all'ultimo secondo dall'Italia con la Slovenia. Una sconfitta immeritata alla Kyoen Arena, che fra i grandi protagonisti in maglia azzurra, oltre che Umberto Bronzo, top scorer, ha visto anche Pablo Marrocchi, fratello di Fernanda. Qui ci siamo permessi l'excursus, anche perché è un giocatore che da tanti, tanti anni ormai è un top player assoluto, non soltanto in Italia, sta giocando stabilmente in Francia, condividendo lo spogliatoio con un altro azzurro, Jack Savini. Ma torniamo sulla pallamano femminile, qui brava Tomova, prensile ad intercettare questo pallone, contropiede che sembra apparentemente molto facile, massimo vantaggio dal meno 5, Malo passa al meno 8. E ha risvegliato la cattiveria difensiva, sportivamente parlando, dell'Ariosto. Palle recuperato, difesa, un muro invalicabile per Malo e apertura in contropiede come in questa occasione, che non lasciano scampo al portiere delle ragazze in maglia arancione. Ora palla contesa fra Tomova e Porter, con intervento arbitrale a favore delle ospiti, e Bernardelle che questa volta si vede intercettare la conclusione da Vuklis. Viene invertito il pallone, ci sono anche le proteste da parte di Luciana Fabbricatore. 2 minuti per la giocatrice emiliana, partita fino a questo momento molto molto corretta, anche perché comunque Ferrara ha sempre costantemente mantenuto un piccolo margine, di fatto c'è poco trash talking anche in campo. No, da sotto questo aspetto non si è mai trasceso, la sportività la fa da padrone, non ci sono stati neanche interventi particolarmente cattivi, non ricordo, anzi do per certo, nessun intervento del medico di gara. Di conseguenza, partita piacevole che scorre via con ritmi alti, tanti contropiedi e anche buone difese. Manovra ancora Malo con Barresi, che vede uno spazio, ma Vuklis para anche questa, doppia parata su Barresi, e poi c'è il rigore con già pronta Barresi sull'attacca. Gli arbitri fermano nuovamente il cronometro, e questa è un'altra situazione inusuale. Generalmente nei rigori si lascia correre il cronometro, a meno che la palla non sparisca in qualche meandro. Cronometro fermo con Barresi, che non spiazza Vuklis. Parata di posizione di Dariana Vuklis, che apre il compasso e toglie il pallone dall'angolo. 22-14, la parata di Vuklis mantiene il più 8. Si conferma ancora una volta quanto detto durante la prima frazione, questo innesto di questo portiere arrivato a metà campionato nell'Ariosto Ferrara sta veramente dimostrando il valore aggiunto di questa squadra, con tante partite nelle quali Vuklis è stata autentica protagonista. Soglietti trova il varco giusto per andare a mettere a segno la rete numero 4 della sua partita. Katia Soglietti a oggi, statistica aggiornate, viaggia a una media, sono 3 le giocatrici nella top 20 marcatrici della Serie A Beretta. Tomova, ne abbiamo già parlato, che viaggia a una media vicina alle 7 virgola reti di media per partita, 5 reti di media per partita per Soglietti, 4 reti di media per Racrosta. Queste sono le migliori marcatrici dell'Ariosto, e Soglietti che oggi con queste 4 di fatto si avvicina a quota 90. Palla persa di Malo, sì, sono ragionamenti che non fanno una piega, dimostrazione della qualità delle giocatrici del roster di Carlos Britos. Fra l'altro, avendo tante giocatrici di qualità, non c'è un unico terminale offensivo che catalizza la maggior parte delle azioni offensive di una squadra, perché Ferrara può contare su tante frecce al proprio arco. Ecco anche Chiara Ferrara, altra freccia preziosa, sta viaggiando una media di 9 reti per partita nella Serie A2
girone C, una media veramente incredibile. Qui Tomova fa il gol più bello della sua partita, prende di fatto la rincorsa, si alza e mette il più 10, nuovo massimo vantaggio al Boschetto, e l'Ariosto che sta progressivamente scappando via. Sì, questa rete di Mari Tomova è un insieme di classe, potenza, atleticità e fisicità, perché la giocatrice bulgara ha preso il tempo, l'ha staccato da terra, ha lasciato partire una conclusione che si è insaccata imparabilmente sotto la traversa, veramente giocatrice che quando gli viene concesso lo spazio diventa veramente un terminale offensivo che non perdona. Già 8 Beppe per Tomova, che oggi credo abbia tutta l'intenzione di fare di questa partita un obiettivo importante nella classifica marcatori. Gol di Buna intanto, gol dell'ex. Vero, è entrata Buna, giocatrice pivot che ha trascorsi anche con la maglia dell'Ariosto, e si è presentata subito in campo con volendo, con volontà di imprimere il proprio marchio anche nella partita. Rete di Buna che accorcia le distanze, punteggio sul 24-15. Una va subito a Franco Bullarsi a Marrocchi, poi Crosta qui prende il massimo ottenibile in una situazione di traffico, il 9 metri con Fernanda Marrocchi che è già pronta a rimettere in gioco la sfera. Tanic, Tomova dialoga con la panchina nel tentativo probabilmente di completare il gioco. Crosta, gran bella giocata che va a smarcare Soglietti, Soglietti si appoggia col palleggio, blocco irregolare di Marrocchi, palla persa, anzi possesso riconquistato se così si può dire per Malo, e fa piacere anche rivedere Nina Buna al Palaboschetto. Nella passata stagione aveva ricoperto un ruolo molto importante, spesso e volentieri l'abbiamo vista giocare titolare. Palla persa qui proprio dalla 21 di Malo. Sì, palla persa in concomitanza con Bernardelle, palla persa molto banale, quando devi imprimere un'accelerata perché l'avversario sta scappando e provare a rimontare, palle perse così sono veramente un problema. Ora palla ancora all'Ariosto con Tanic in cabina di regia a dettare la manovra. Tomova, Tanic, Crosta cerca un varco l'Ariosto, ma sembra davvero tutto chiuso. Qui spara male Tomova con la bella difesa di Gaia Lapo, che è andata di fatto a rincorrere Tomova per tutto l'arco. Buna va a cercare Rodriguez, Pozzer probabilmente va a sfondare, anzi va a sfondare in questo caso, con Crosta che rimette in gioco il pallone. Adesso la partita sembra davvero andata. Beh, direi che Ferrara può permettersi di amministrare, magari giocare anche col cronometro allungando il minutaggio della manovra. Ora Malo è chiamato all'impresa per provare a rimontare, però non sembra materializzarsi i cedimenti nelle file ferraresi, con Tomova, Crosta, Tanic e Chiara Ferrara che allunga sul più 10 in un'azione corale che ha visto toccare la sfera a quasi tutte le giocatrici in maglia nera. Molto 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 brava qui Chiara Ferrara, perché ha raccolto il pallone da terra, ha rialzato il braccio e ha avuto anche la capacità di dare angolo ed effetto a questo pallone. 25-15 al Palaboschetto. Se due punti dovessero essere, l'Ariosto metterebbe ulteriore pressione a Casalgrande. Gran parata qui di Buclis sulla conclusione aperta di Arianna Peruzzo, e anche Malo sta cominciando a fare un po' di turnover. Azione ben costruita qui di Malo, è che Buclis para bene oggi. Beh, l'ha dimostrato in questa occasione, ha fatto una parata che ha strappato gli applausi al pubblico del Palaboschetto. Anche Vuklis, come dicevamo in precedenza, sta mettendo il proprio marchio in questa partita che si sta avviando verso altri due punti conquistati dall'Ariosto Ferrara. 8-4 Beppe di parziale aperto, che diventa 9-4 con la rete di Martina Crosta. Si allarga la faglia più 11 con Anna Pozzer che prova a correre, altra palla persa. Malo ne sta veramente collezionando tante in questa ripresa. Pensare che Malo era tornata anche sul meno 4 nel primo tempo, poi altra spina scollegata, e l'Ariosto con la qualità e con l'esperienza è riuscita a riprendere margine. Beh, tutto sommato dall'inizio della partita l'Ariosto ha dimostrato qualcosa in più rispetto a Malo. Non è un caso che il punteggio sia sempre stato con un margine di 4-5 punti almeno a favore delle padrone di casa, che in questo momento concretizzano un'azione veramente meravigliosa
con Katia Soglietti che serve al centro fabbricatore, no, Marocchi che in acrobazia trafigge il portiere ospite. Non sta giocando molto per il suo tabellino, Katia Soglietti non fa statistica l'assist nella pallamano, se fossimo nel basket la valutazione complessiva del match sarebbe alta. Sicuramente dai migliori playmaker che si ricordino in futuro, perché gli assist di Soglietti. Ora Marocchi a Porto, ormai il punteggio sta assumendo proporzioni importanti a favore di Ferrara. Malo sembra avere staccato la spina, ora bisogna che le ragazze di Malo non cedano dal punto di vista mentale e caratteriale per non rischiare di prendere un'imbarcata. Non lo meritano le ospiti, perché hanno disputato un primo tempo sempre all'inseguimento ma mai lontane da Ferrara. Sì, anche perché è una selezione giovane che ha margini di miglioramento. Qui Vuklis, ma cosa ha fatto Vuklis? È andata a prendere Chiara Ferrara praticamente sulla corsa. Veramente quarto lancio incredibile di questa partita di Dariana, che è andata a trovare Chiara Ferrara in contropiede aperto, poi Malo non riesce a trovare ancora la porta. E direi che le ragazze di Malo stanno vivendo un periodo delicato in questo momento della partita dal punto di vista mentale, perché vedo facce sfiduciate, vedo non c'è l'atteggiamento che necessita una squadra che vuole provare a rimettersi in carreggiata, vuole provare a rimontare, anche se le proporzioni e il punteggio ormai sembrano avere un chiaro indirizzo. Ampio turnover adesso di coach Carlos Britos, che butta nella mischia Martina De Santis e Martina Lobiundo. Marrocchi qui sfugge il pallone, rischia la persa però Pozzer, che poi abbozza un lancio preso letto da Tomova, che innesta un altro contropiede. Marrocchi per Lobiundo, arriva Tanic, Lobiundo fa correre Tomova, ancora Lobiundo, tiro che non arriva, Tanic riesce a pescare Martina Lobiundo, la parata di Diugherova. 29-15, pensare Beppe che si è chiuso sul 17-11 primo tempo e Malo ha toccato anche il meno 4, il parziale aperto è davvero molto ampio in favore dell'Ariosto, 12-4. Sì, forse Malo sta pagando anche lo sforzo fatto in quel momento lì, ha dato tutto. Ancora lancio baseball di Vuklis per Fabbricatore, ormai non si contano più i lanci del portiere di Ferrara che hanno mandato in porta la compagna. Sì, dicevamo, probabilmente in quel momento lì, visto vanificato lo sforzo, Malo ha un po' ceduto mentalmente e l'Ariosto, squadra esperta, non ha esitato ad approfittare e mettere in cassaforte il punteggio. Un momento tutto molto fluido per l'Ariosto. Tanic va da Martina, va da Chiara Ferrara, la parata stavolta di Diugherova. Strano che Martina, che Chiara Ferrara abbia fatto vedere il braccio, generalmente lo copre con la spalla, poi la palla di Pozzer nell'angolo, vediamo se riesce a trovare la giusta conclusione. Sì, stavolta Alfonso trova l'angolo buono per trovare il gol numero 16 della sua squadra, primo per lei. Sì, primo gol di Alfonso, che serve solo per ricucire un po' il punteggio e provare ad avere dimensioni un po' meno importanti, anche perché Malo nel primo tempo non aveva demeritato. Ora ci prova De Sanctis e riesce a riportare il punteggio sulle dimensioni precedenti, tocca quota 30 di reti segnate quando ancora mancano tanti minuti di partita. Sì, perché ne mancano 12. Qui Buna prova ad armare il braccio, eccola la frustata di Nina Buna, che vale il gol dell'ex, lei che a Ferrara si è scoperta pivot, e Fabbricatore va a segnare in contropiede. Time out per Malo, vuole fermare il tempo giustamente coach Sabino. Luciana Fabbricatore sta vivendo una stagione incredibile. Sì, anche perché è una giocatrice che oltre a dare un contributo offensivo in chiave difensiva è una giocatrice, un architrave del muro difensivo eretto da coach Carlos Britos, e soprattutto l'Italo Argentina è brava a farsi trovare sui lanci lunghi del portiere Vuklis. Questa sera ne abbiamo avuto dimostrazione in almeno 4-5 occasioni con il lancio del portiere e la presa, diciamo, stile football americano della Fabbricatore, con mantenendo una coordinazione invidiabile, riuscire
a superare il portiere, e le reti di Fabbricatore sono parecchie in questa serata, ma non è solo la prova offensiva ma quanto anche offre in chiave difensiva la giocatrice, e si erge veramente come una un atleta importante nella formazione, nello scacchiere di Carlos Britos. Penso, Beppe, ci sarà spazio anche per Gabriella Vitale in porta. Per il momento Ferrara si rischiera in campo con Vuklis, Lubiundo, De Santis, Tomova, Manfredini, Marrocchi e Chiara Ferrara. Poi probabilmente c'è anche un cambio attacco e difesa con Manfredini che lascerà posto a Martina Crosta. Credo partita finita per Tani Cessoglietti, che sono già sedute, forse anche per Fabbricatore. La palla per Rodriguez, Buna cerca il varco, ancora Pozzer, no look molto bello con Alfonso che va a farla persa. Qui Anna Pozzer aveva trovato la giocata giusta. Sì, la giocata era giusta, Alfonso non ha trattenuto la sfera e in questo momento Tomova impressionisce ulteriormente il proprio tabellino, questa volta con l'aiuto del palo che fa carambolare il pallone sulla schiena del portiere e superare la linea di porta. 32-17 il punteggio. Tanto tanto severo, 15 reti di vantaggio, pensare che l'Ariosta aveva chiuso di 6 il margine nel primo tempo, è praticamente quasi triplicato in 20 minuti di ripresa. Pozzer, la palla per Rodriguez, completamente inceppato l'attacco di Malo che cerca ancora Alfonso nell'angolo, rifiuta l'attacco, va da Pozzer, bella questa palla di Pozzer per Buna. Pozzer non la vuole dare ancora per persa, del tutto finita la partita. Sì, il servizio per Buna è stato di pregevolissima fattura da parte di Pozzer. Buna non si è fatta pregare davanti al portiere, questa volta a superare, cosa che non è del tutto scontata in questa partita, Vuklis, perché in più di una circostanza si è retta protagonista annullando le conclusioni delle ospiti. Buona difesa qui di Malo che scherma Martina Crosta, insiste Martina De Santis, Tomova cerca e trova De Santis che viene messa giù, viene concesso il gol, e poi c'è anche il 2 minuti per Anna Pozzer che non si gira nemmeno verso il direttore di gara, lascia il campo, sa perfettamente a chi era deputato il fischio. Beh, direi che ci sono pochi dubbi. Fra l'altro Anna Pozzer ha avuto un calo nella ripresa, nel primo tempo era stata fra le più protagoniste della formazione ospite, regista ma anche capace di andare alla conclusione quando trovava gli spazi. Ora senza Pozzer in campo, Zanella a dirigere la manovra per Malo. Altro cambio anche in porta, entra con la maglia numero 90 Giulia Zambon, giovanissima anche lei. Buna, altra recuperata, poi Tomova non completa il recupero, anzi sì, perché ruba palla a Rodriguez e poi si fa servire il pallone della decima rete della sua partita. Sì, lanciare in contropiede Mari Tomova può essere considerato una sentenza, falcata impressionante, 2 passi, stacco da terra e fucilata che non lascia scampo al portiere. Stasera avremo tante giocatrici arrabbiate perché le 10 reti di Tomova, parlavamo di classifica marcatori, credo muoveranno e non di poco la classifica, con Mainojlovic e Ghiarrua che credo debbano iniziare a preoccuparsi. Beh, è giusto che sia così, ma quello che è importante è che le reti di Tomova non impreziosiscano solo il bottino personale, ma rendano l'Ariosto Ferrara una formazione di levatura importante, e aumenta forse il rammarico per tanti punti buttati via ad inizio stagione. È proprio così. Chiara Ferrara adesso va in contromano, c'è in campo anche Angelini, giovanissima adesso l'Ariosto, con Angelini, non è una gran palla quella di Chiara Ferrara. Arriva la persa, 22esimo della ripresa, 52esimo che dir si voglia. 34-19 il punteggio con la partita che è decisamente scivolata via già dopo i primi 2-3 minuti di ripresa. Beh, direi che questa ripresa dopo i primi minuti è quasi da considerare Garsbad Time, per nominare un termine cestistico, perché l'Ariosto è costantemente in controllo. Questa volta Vuklis non trova Martina Lobiundo e consente a Malo di portare a quota 20 le marcature, punteggio comunque in tutta tranquillità per l'Ariosto, 34-20 più 14. Proprio così, un parzialino di 2 pari con l'Ariosto che aveva toccato 32-18 al 50esimo in 3 minuti. Non si è mosso il divario, si è mosso soltanto il punteggio, 34-20, attacca l'Ariosto per aumentare la propria media realizzativa stagionale. C'è il rigore per la formazione ferrarese con Chiara Ferrara che andrà a battere il rigore, li batte lei nella Serie A2,
infatti i tabellini sono sempre robustissimi, poi segna tanto anche d'azione. Infatti Chiara Ferrara sbaglia, pur spiazzando la portiera classe numero 90 Giulia Zambon, arriva l'errore. 23esimo di gioco con Buna che cerca di arrivare in ala, circolazione difficile per Malo, la parata di Vitale, molto amiche le due. Vitale entra in partita proprio grazie a Buna. Entra nel migliore dei modi con una parata, Gabriella Vitale subito protagonista, Chiara Ferrara schierata in un ruolo inusuale per lei, serve De Santis che viene fermata fallosamente, 2 minuti quindi superiorità numerica per l'Ariosto Ferrara. Rigore, 2 minuti per formazioni Ferrara, non capisco perché venga fermato il cronometro, questa non è un'azione da fermare il cronometro, ma ovviamente non credo sia il tema, con De Santis che invece trova il palo, secondo rigore sbagliato consecutivamente dall'Ariosto. È vero che non serve, però insomma sono elementi di statistica che credo non piaceranno a coach Britos. No, non possono piacere 2 rigori consecutivi contro il palo, però insomma quando il punteggio supera le, sì, abbiamo cambiato angolo, però sempre palo, quando il punteggio supera le 10 marcature di distanza, in questo caso 14, fa molto meno male. Assolutamente sì. Buna cerca nuovamente collaborazione centrale, la palla che non arriva a Barresi, anche perché c'è l'imprecisione in questo caso da parte della giocatrice maglia numero 26 Jessica Zanella. Ha provato una bella conclusione qui Rodriguez, non ha trovato la porta. Ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti di gioco, ci siamo divertiti nettamente in maniera maggiore nel primo tempo, dove la partita è stata comunque una partita. Nella ripresa l'Ariosto ha immediatamente messo le cose in chiaro, 2 punti importanti, il palaboschetto, Beppe, è un fattore incredibile in questo girone di ritorno, e proprio dalla trasferta di Malo l'Ariosto mosse la classifica. Pensare che questa squadra ha fatto 0 punti nelle prime 7 giornate del girone d'andata è abbastanza clamoroso. Sì, è difficile crederlo, perché quando vedi giocare l'Ariosto ultimamente dimostra una superiorità come questa sera, non dico schiacciante ma abbastanza evidente, una squadra capace di andare ad espugnare il campo di Salerno e a giocarsela alla pari con le prime della classe, ci si viene veramente da chiedere come sia possibile fare 0 punti nelle prime 7 giornate di campionato. Proprio così, dalla trasferta di Malo arrivò la prima vittoria che poi sbloccò come la fine di un incantesimo l'Ariosto. E pensare che quei tanti punti persi, anche quel punticino, l'hai detto anche in trasmissione a match, quel punticino in casa con Casalgrande, qui al Palaboschetto con Casalgrande nel recupero infrasettimanale, acuiscono un po' un rimpianto. Non era così imprendibile questo quarto posto. Assolutamente, quel punto fra l'altro subito con una rete a tempo scaduto, ma mi viene in mente anche i punti persi alla prima di campionato contro sul Tirol Brixen, quando si aveva la palla in mano a una 30 secondi dalla fine, col punteggio in parità si poteva pareggiare, si poteva vincere, si è riusciti a perdere. In quel momento ha cominciato un alone di negatività che si è smaterializzato alla 7ª giornata. Beppe, paradossalmente da quella brutta prestazione condita però da vittoria è diventata quella squadra schiaccia sassi che poi ha vinto la coppa e adesso si trova meritatamente in fuga, perché poi oggi Salerno ha vinto a Corciato, però Bressanone credo a livello di primato non verrà messa in discussione. Personalmente ritengo Bressanone la squadra più forte, già una formazione fortissima in partenza alla quale è stata aggiunta un atleta come Duran rendendola ancora più forte. Io dissi subito immediatamente che quest'anno fra Bressanone e Salerno i miei favori sarebbero andati per le altoatesine, così si sta dimostrando. Hai sempre detto, hai sempre visto Bressanone più vicina ad una compattezza da squadra di vertice, in effetti il tuo presagio è stato assolutamente confermato. Qui lo biondo va a provare ancora una frustata con Zambon che viene comunque premiata da una bella parata, arriva un'altra persa, 3 minuti e mezzo al Palaboschetto, più 14 per l'Ariosto che ha ritoccato il massimo vantaggio nella ripresa con De Santis che va ad attaccare per Ferrara, sotto mano brava Zambon che qui compie un'altra parata, ma arriva l'ennesima persa da parte del Malo con
De Santis che fa ripartire Ferrara. Ferrara cerca nuovamente De Santis che si alza, brava Zambon, tre parate in fila, niente male questa ragazza, veramente sta impressionando, non so di che anno sia, ma il viso è di una ragazza molto giovane e da risponde dalla parte opposta Gabriella Vitale con una bella parata. Le due giovani estremi difensori che hanno sostituito le titolari in questo ultimo scorcio di partita si stanno rendendo protagoniste di veramente belle parate. Hai capito, le due giovani portiere di Ariosto e Malo che stanno comunque facendo vedere belle cose. Qui De Santis trova Angelini, non trova la porta, la giovanissima mancina dell'Ariosto. Due minuti e mezzo al termine, Beppe, possiamo già credo andare in situazione di commento. La copertina se la prende Marito Movo, in campo peraltro anche Carlotta Poderi. Questa è una bella notizia perché questa è una giocatrice che quando verrà recuperata completamente sarà importantissima per le rotazioni dell'Ariosto. Copertina per Marito Mova che oggi tocca la doppia cifra, brave tutte credo a chiuderla in tempi celeri questa partita. Altri due punti e situazione davvero di grande confidenza. Qui Angelini fa la recuperata, prova ad andare in contropiede, trova anche il gol la giovanissima Angelini e finisce come credo meglio non si poteva aspettare questa partita. Direi missione compiuta per l'Ariosto Ferrara. Coach Brito si in fase di presentazione temeva la sete di punti, il clima da ultima spiaggia per Malo, ma in realtà la qualità e anche l'esperienza da parte delle giocatrici di casa hanno fatto sì che questa partita abbia fugato i timori dopo pochi minuti. L'Ariosto dopo la prima fase di partita equilibrata ha dato il primo strappo e da lì per Malo c'è stato solo il tentativo di rimonta che non è mai riuscito. Poi dopo nel successivo strappo ad inizio ripresa Ferrara ha impresso il solco determinante alla partita e messo in cassaforte i due punti. Contropiede aperto di Chiara Ferrara che va in palleggio a prendere la traversa. Oggi molto fallosa Chiara Ferrara, non siamo abituati a vederla sbagliare così tanto. In effetti la giovane ala è abbastanza precisa nelle conclusioni, gli scampoli di partita sono sempre molto proficui per lei. In questa occasione invece più di una volta ha centrato i legni della porta difesa dal giovane portiere di Malo. Santis per Ferrara, si torna da Poderi, brava Poderi a scalare su Ulo Biundo, ancora Carlotta Poderi fa girare il pallone, Martina De Santis prova ad accelerare Chiara Ferrara che trova il gol ma sotto fallo, 30 secondi al termine, credo la partita finirà con l'Ariosto palla in mano, 37-22 più 15 al Palaboschetto. Ariosto che non toccherà quota 40 ma ritoccherà sensibilmente il decimale della media reti segnata per partita. Qui De Santis si complica la vita, 10 secondi al termine, vediamo se riesce a produrre un tiro l'Ariosto. De Santis cerca il varco, non lo trova, la palla per Angelini che prova un cambio no look, deve tirare Poderi, trova il gol ma finisce il tempo 37-22, due punti meritati per l'Ariosto. Salita difficile per Malo che a questo punto dovrà tifare Ariosto perché settimana prossima sarà proprio trasferta in casa del Mezzocorona delle Emiliane. Grazie mille Beppe Celeghini. Grazie a te, un saluto a tutti. Un saluto da Enrico Bonzanini e dal Palaboschetto. Due punti per l'Ariosto, 37-22 il finale. Top scorer Tomova con 10 reti.